Bentornati sempre qui su Radio Design, sono io Nicola Palumbo, docente qui di Web Marketing all'Istituto Italiano Design. Oggi presentiamo un altro dei nostri docenti, benvenuta Adriana. Grazie, grazie Nicola. Tu sei Adriana Velasquez, esperta in HR, adesso ci spiegherai un pochino della tua carriera, la tua formazione e poi cosa insegni qui all'Istituto, prego. Grazie Nicola, questa opportunità è veramente bellissima perché è già da più da 6 mesi che hai lanciato questo bellissimo progetto e la prima volta che mi trovo qui con te. Bene, Adriana Velasquez, come mi hai presentato, sono argentina, ho girato un po' il mondo prima di arrivare in Italia. Il mio percorso inizia proprio con la mia laurea in scienze della comunicazione, ho fatto una specializzazione in corporate communication e lì negli ultimi anni mi sono proprio innamorata del mondo HR, della gestione delle risorse umane. Alla fine del mio percorso apri la prima business school, la Università Cattolica de Salta in Argentina, e decisi di fare il primo corso di Human Resource and Development Management nella business school, e da lì inizia una carriera meravigliosa perché la mia prima esperienza è proprio la mia tesi in Coca-Cola Company. Veramente iniziare, come diciamo noi anche gli HR adesso, nell'azienda giusta per aprire dopo quello che sono le belle esperienze nel mondo del lavoro. Lì sono stata un stagista molto giovane, perché io presi la laurea a 22 anni e lì quando sei in un'azienda grossa così, la prima cosa che succede è che altri manager chiamano al direttore e dicono: ce l'hai qualcuno per passarmi? Certo. E lì, prima di prendere la laurea, già diciamo il direttore delle risorse umane che è stato per me anche un maestro, Sergio González, è stato dopo il mio direttore di tesi, ha dato il mio nome a un'azienda importante del nord dell'Argentina, che era Lozano, un'azienda familiare che diventai una corporate perché aveva più di 3.000 impiegati, una catena di iper e supermercati, bellissimo perché... mentre facevo la tesi, iniziai già a lavorare come responsabile per la formazione di questa grandissima azienda nel settore del retail. Molto, molto bella. E questo nella mia piccola provincia, per dire piccola perché l'Argentina, sapete, è 8 volte l'Italia. Sì. Io ero proprio al nord dell'Argentina, provincia di Salta, le dicono Salta la Linda. E lì non fece neanche un anno, e come succede, mi chiama un ex compagno del diploma delle risorse umane, che in quel momento già era un direttore, che era a Cordova, per dirmi: vuoi venire a fare un colloquio con me, che sto cercando una responsabile nell'area di sviluppo e formazione? E questa era una multinazionale bellissima, la Lear Corporation, componentistica per il mondo dell'auto, 23 anni, e fece questo colloquio a Cordova. Al mese mi rispondono che ero stata scelta, e lì lasciai la mia provincia e iniziai quello che si chiama, come diciamo noi in Argentina, la hormiguita viajera, che sarebbe la formichina che viaggia, e lasciai il nord dell'Argentina per arrivare a Cordova con questa bellissima realtà, perché era una fornitrice proprio just in time, ossia un fornitore della Fiat Auto. Okay. In lì si producevano tutte quelle che erano i sedili per diversi marchi della Fiat. Eravamo proprio dietro dello stabilimento Fiat a Cordova. Bene, in Spagna, lo diciamo per chi non sa dove è Cordova. No, questo è Cordova Argentina. Cordova Argentina, perché infatti io pensavo Cordova. No, perché noi in Argentina abbiamo Cordova della Nuova Andalusia, che sono stati sempre gli spagnoli che sono andati a conquistare il sud dell'America. Infatti, visto che non specificavi, ho detto: ma sarà Spagna o ancora Argentina? No, dopo, quando sono andata in Spagna a vivere e lavorare, è stato un altro esperienze, però era Saragossa, Barcellona, non so, a Cordova solo per turista. Sì, perché la Fiat ha sempre storicamente la presenza in Sud America molto forte. Storicamente sì, lo continua a essere. Diciamo che la headquarter sudamericana è in Brasile. Sì, in Brasile. Noi eravamo comunque una sede importante, perché l'Argentina è sempre un mercato importante anche per la Fiat Auto. Cordova dopo è un polo veramente forte del mondo dell'auto, perché ci sono tutti i marchi. Tu ce l'hai la Renault, ce l'hai il Volkswagen,
Volkswagen, certo. Ce l'avevi Chrysler quando era Chrysler, e dopo, adesso sappiamo che siamo entrati in FCA, però Cordova, dopo Buenos Aires e Santa Fe, che è un'altra provincia, sì. È la terza provincia, è una disputa anche con Mendoza, l'altra provincia argentina, disputano diciamo quello che è l'economia più importante, certo. Del nostro paese. Cordova senz'altro è stato un trampolino, perché lì, lavorando per la Lear Corporation, è stata una grandissima esperienza, perché sai, quando lavori per una multinazionale, il mondo dell'auto è un po' dove si iniziano tutte le cose per quanto riguarda lo sviluppo delle persone, perché inizi, loro hanno avuto un'influenza molto forte anche del mondo giapponese, con la Lean, certo. Con la Total Quality, e noi lì, per lo sviluppo delle persone, potevamo anche sperimentare tutti questi grandi programmi che aiutavano le persone a crescere e a far crescere il business, perché diciamoci la verità, certo. Far crescere una persona dentro del mondo del lavoro e far crescere il business, e se dopo parliamo di sistema, e far crescere anche un'economia regionale, come così anche un paese, certo. E per questo lì ero la responsabile per la formazione, è stato anche una bella cosa, perché dopo seguivo anche tutti i processi della qualità, sempre dell'area delle risorse umane, e il trainer per tutti quello che erano gli impiegati, eravamo più di 200-300 persone all'inizio. Dopo la crisi, come sai, l'Argentina viene chiamata, sì. Un po' la serial default, perché ogni 10 anni c'è un default, no, economico, e allora ci si stava preparando già nel 99-2000 per entrare nel default che tutti diciamo un po' hanno visto per la TV, che erano queste famose casserolas che suonavano nelle piazze, no? Sì. È bello, perché lì inizia anche la mia prima esperienza nell'università. A 23 anni facevo la professoressa a una università molto bella a Cordova, perché è stata proprio un'innovazione nel mondo della formazione imprenditoriale, perché questa è la università siglo 21, si chiama, che è stata creata proprio di un numero bellissimo di aziende, perché avevano bisogno di nuovi profili, questi profili proprio quelli che un po' seguiamo anche noi qua, no? Del mondo del marketing, dell'export, delle risorse umane, e allora è stato, tutti dicevano no, dureranno poco, invece è stato proprio l'esplosione, perché oggi è una delle università più importanti che ha non solamente Cordova, anche a livello argentina, con una business school dove dopo ho avuto la fortuna di lavorare, e avere la fortuna di iniziare a fare la formazione in un'azienda che guardava una università che guardava l'azienda come un partner, e questo ti dà proprio un overview dell'importanza del collegamento del mondo, certo. Scuola, università e azienda, che può essere pubblica come può essere privata. E lì è stato il mio inizio anche come insegnante, e dentro anche del mondo del lavoro, l'esperienza di andare in America, a Detroit, sempre con questa azienda. È molto interessante, perché quando tu vai anche in un altro paese, questo mi ha dato anche la chiave per ritornare nel 2000 e avere anche una promozione dentro della mia azienda. Stavano succedendo tanti cambiamenti, anche se era un po' l'antecamera di quello che dopo diventai la crisi nel 2001, dopo delle torri gemelle, addirittura io mi sono salvata per poco, perché io sono stata nel 2000 cadono le torri, io passavo, perché ho vissuto a New York per 4 mesi, passavo tutti i giorni per quella fermata lì. E per quello è stato interessante ritornare in Argentina, perché questo è stato valorizzato anche con una bella promozione, perché diventai proprio la responsabile della formazione e dello sviluppo per la Lear Corporation per tutta l'Argentina. Erano in quel momento 3 stabilimenti, che dopo diventarono solo 2, perché iniziò la crisi anche nel mondo dell'automotive, iniziarono a ridursi anche questo qua. E questo è stato solo meno di un anno, perché anche lì preparai anche la mia dimissione, perché succedeva già che iniziavano a lavorare per ridurre, e ritornai a Cordova, perché dopo quasi un anno a Buenos Aires, anche lì una grande crescita, perché sai, come qua, no? Dio esiste dappertutto, ma l'ufficio è sempre a Milano, certo. L'Argentina è sempre a Buenos Aires l'ufficio. sì. E
questo ritornai a Cordova, ma sempre più ricca anche di esperienza, e lì iniziai anche un percorso interessante, perché è la prima volta che inizio a sperimentare quello che era il lavoro di consulente, di freelance, però anche di dipendente, perché iniziai a collaborare proprio in questa università, che creai la sua business school, la prima business school, in un posto meraviglioso che si chiamava il Intelligent Building, dove c'erano tutte le high tech company di Cordova, arrivarono Intel, Microsoft, Motorola, c'erano tutte lì. E questa è stata una bellissima esperienza, perché era come essere nella Silicon Valley, no? Che sì, ti nutri di tutte queste, di queste persone, di questi progetti veramente belli. Nel 2001 iniziai, lì ero la trainer corporate manager, facevo, diciamo, un po' la formazione o l'analisi dei fabbisogni per tutte le nostre clienti aziende che volevano fare formazione dentro delle loro aziende, e noi eravamo fornitori anche come business school. Però un'altra cosa molto bella era che potevamo creare e offrire anche noi quello che era la formazione per tutte, aperti questi corsi, se coinvolgevano aziende molto forti del mondo della consulenza, tipo in quel momento ancora esisteva Arthur Andersen, lavoravamo molto bene anche con Deloitte, perché portavano tutto l'aggiornamento del mondo del lavoro, no? Certo. E loro facevano delle licenze. E questo è un po' quello che nel 2001 percorsi anch'io lì, e lì viene anche un'altra formazione importante dentro della mia carriera personale, che fece proprio la prima edizione di quella che era l'MBA Master in Business Administration, che era un MBA bilingue con l'università americana e canadese, non so se si dice canadese, sì, in italiano, e proprio questa esperienza mi portai a continuare a lavorare anche nel mondo del pubblico e del privato come consulente. Feci una bellissima esperienza come consulente per la provincia di Cordova nell'Agenzia di Scienze, per organizzare tutta l'area delle risorse umane, di tutte queste grandi cervelli, perché tutti scienziati. Era la prima volta che questo ente di governo si metteva un po' un obiettivo ambizioso, che era gestire tutta la programmazione dei loro scienziati, perché sai, gli scienziati per entrare in alcune call internazionali devono fare formazione, punteggi, certo. E allora entrare proprio in un percorso molto guidato, che seguissero anche le linee guide del governo, perché comunque era l'Agenzia de Scienze della provincia di Cordova. Certo. Bello, arriva la crisi, sintetizzo un po', e allora succede che diciamo ero fidanzata, il mio fidanzato rientra in Europa, perché lavorava per aziende multinazionali anche nel mondo dell'auto. Con la crisi chiude anche l'azienda dove lui gestiva e decide di rientrare in Europa a fare un master con ESADE, che è una business school a Buenos Aires, che a Barcellona, dove in alcuna maniera avevano tutte queste convenzioni, certo, no? Sai, il business school con la Cattolica di Cordova. E lì, al 6 mesi, mi disse: guarda, io resto, perché in Argentina si fa difficile continuare, tu che fai? Cioè, mi lancio anche io. E mi lancio anche io, inizio anche il mio percorso in Europa. Nel 2002 arrivo a Saragozza con un contratto anche per collaborare nell'azienda dove c'era lui, che è sempre nell'automotive, e proprio per un'azienda, una multinazionale italiana, che serviva quello che era la fabbrica della General Motors a Saragozza, sempre nel mondo dei sedili, la metalmeccanica, e lì ho fatto una bella esperienza per quasi un anno di temporal manager nell'area delle risorse umane. E Spagna, bellissima, era un momento molto di sviluppo di un paese che svegliai un po' anche tutto quello che era l'economia, partendo da Barcellona, della Catalogna. Certo. Adesso tutto un po' cambiato il scenario, sì, lo scenario, però è sempre stato uno scenario molto ricco. Sì. Ed è lì, segue la mia esperienza fino ad arrivare, lasciamo quel contratto lì a Saragozza, sempre con la stessa azienda, si va a Barcellona per un'altra azienda che avevano comprato, finisce lì per il mio marito il suo percorso. Io invece continuo, perché ho avuto la grandissima opportunità di lavorare per questo evento mondiale che si chiamava, che continua a girare nel mondo, il Forum della Cultura Barcellona 2004, dove lo sponsor ufficiale era Toyota.
e siamo stati scelti, eravamo un gruppo da più di 50 persone che seguivano tutto il progetto del lancio della Prius, la prima macchina ibrida. È stato veramente anche lì una bellissima esperienza, 8 mesi lavorando per questo progetto. Dopodiché, nella scelta di famiglia di fare un figlio, abbiamo deciso di quando resto incinta di venire in Italia a far nascere questo bambino, che in quel momento non sapevamo che era un maschio, però nasce proprio qua, perché per fortuna, per destino, al mio marito le offrono un lavoro in un paese che si chiamava Umbertide. Non sapevamo neanche dove era, noi conoscevamo che in centro Italia c'era Roma e dopo Assisi, perché Firenze. Assisi, Firenze, però Umbertide dov'è? Allora, è vicino ad Assisi, guarda. Certo. E lì siamo arrivati perché lui era direttore di stabilimento di un'azienda lì dall'Umbertidesse, e io incinta, certamente la prima cosa che fece fu iscrivermi all'università per stranieri di Perugia e studiare l'italiano. Con la pancetta proprio lì, bellissima, coccolata di tutti i prof della stranieri, perché vedere, certo, loro dicevano una ragazzina, invece io già avevo i miei 30 bel anni, però è stato bellissimo. Vabbè, perché in Italia con i 30 anni sei ancora un ragazzino. Però visto, iniziai a lavorare a 21, immagino quando arrivi a 30 già sei proprio andata, diceva io. Però è bello perché... Da noi si inizia a 30, quindi... Per loro ti vedevano ancora come un bimbo. Sì, nel mondo del lavoro. Mi sentivo un po' così, perché loro dicevano: oh, che così ragazza stai facendo un figlio. Cioè, guarda che già 30 anni per me, anche perché con le precedenti familiari, che le mie cugine facevano i figli un po' prima, già ero la vecchia della famiglia, infatti non sapevano cosa fare per mandarmi messaggi, che era l'ora. bello, perché comunque Italia che è stato? Italia è stato l'inizio, perché immagina arrivare a un paese dove non conosci nessuno, certo, dove devi imparare la lingua, anche se già parlavo l'italiano, ma non è l'italiano che ti permetteva subito lavorare. Certo. E dopo che Francesco, mio figlio, iniziai subito alla materna, ritornai, perché prima ero incinta, feci Francesco, e dopo quando ai 3-4 mesi iniziai la materna, io ritornai all'università a fare l'ultima parte del mio percorso dell'italiano, e al poco tempo mi iscrissi a uno di questi bellissimi corsi che si organizzavano con i fondi comuni europeo, ed era proprio un master nella gestione delle risorse umane che rimase nel gruppo, diciamo, ed è questo che è stato anche una chiave per il mio rientro, perché decise di non abbandonare quello che è la mia passione fino adesso, che certo, è l'amore per la gestione delle persone, nello sviluppo delle persone, e questo master mi permesse di nuovo di mettermi in gioco in Italia, anche se iniziando, non dico da zero, perché con tutta quell'esperienza, certo, a 2 anni e mezzo già avevo il contratto a tempo indeterminato come responsabile di un'agenzia formativa a Umbertide, Città di Castello. E questo è un percorso che dopo inizio a rientrare anche in quello che sono i network della professione, nel 2008 già lavorando nell'area della formazione. E la grande scoperta è stato quando io, molto abituata a tutto quello che era la formazione finanziata, ossia pagata, arrivare a un paese o a una regione, una provincia, dove tutto era finanziato quasi, cioè, quando voleva fare una formazione, vedi questa agenzia, quando volevi offrire corsi a pagamento era sempre, diciamo, un lavoro extra per quanto riguardava il mercato locale, certo, no? Perché se già, tu stesso sai, se vai già a Roma o a Bologna o a tutti questi grandi centri, già lì l'offerta anche del privato è molto appetibile, però qui, diciamo, dal privato c'è, perché non è che non esiste, però non è quello che fa al settore. Sappiamo che la formazione finanziata ha dato un grande respiro a tutto quello che è stato lo sviluppo anche delle risorse umane locali. E lì, iniziando a collaborare con diverse agenzie, anche da diversi progetti, iniziai a crescere fortemente, perché l'esperienza che tu fai prima, veramente anche in contesti internazionali, in aziende pubbliche, private, ti permette dopo di avere un overview anche nel locale, nel tuo territorio,
territorio e dire perché non proviamo, rispettando senz'altro quello che è la cultura locale, perché non puoi impiantare modelli, che ne so, soprattutto nella mia esperienza, che per esempio i programmi come Six Sigma, de super specializzazione su quello che era che si chiama la qualità, e tutto quello che è controllo qualità e continua formazione dentro delle aziende, delle multinazionali, applicarlo magari in alcuni settori qui, devi fare molta attenzione nella cultura locale, nelle aziende che hanno più strutture familiari e dove non puoi dare per scontato che funzioni. Certo. Questo è. E veramente, diciamo, sono passati ormai e siamo già 14 anni e mezzo che siamo in Italia con la mia famiglia. Abbiamo scelto di rimanere in Umbria perché ci siamo innamorati di questa regione, bellissima, misura di uomo per far crescere anche la famiglia, perché così, senz'altro, dove devi applicare molta creatività, perché il contesto ti dà una parte, ma tu devi mettere molto, molto di più. Certo. E così arriva la mia esperienza anche in un'associazione come l'IDP, che è l'Associazione Italiana per le Risorse del Personale, per la Direzione del Personale, dove oggi occupo la presidenza e dove ci porta grande soddisfazione, perché abbiamo lavorato con un gruppo di soci storici, un sogno di portare per prima volta in Umbria l'evento più importante della nostra associazione, e adesso stiamo in questo qua. Credo che uno non deve mai pensare che sia arrivato, deve sempre mettersi un po' a farsi delle domande, e questo è quello che ci ha permesso un po' al nostro gruppo, e lo dico anche in maniera molto personale a me stessa, di andare sempre oltre, no? Guardare un pochino più lontano per poter portare anche più opportunità per te stessa, per il gruppo con il quale ti relazioni, ma soprattutto per quel territorio nel quale tu ci credi. E così anche nel mio lavoro di consulente, 2 anni fa è arrivato anche questa grande esperienza di iniziare a collaborare con Anna Maria Russo, persona che è una grandissima donna, che ritengo veramente iniziato questo progetto dell'istituto con una grandissima visione. E da sostenere, perché è un progetto forte per la regione, per la città, ma soprattutto per un paese come l'Italia, che a livello mondiale ha di riferimento questo brand, che è il più potente al mondo, che si chiama Made in Italy. Sì. E questo è quello che dobbiamo tutti i giorni quando ci svegliamo, credo chi è qui in Italia e che ha un ruolo, devi pensare, ok, oggi cosa faccio per questo Made in Italy? Perché veramente vale la pena, è veramente un'ispirazione. Bene. Tu qui insegni semiotica, giusto? Management? E poi? Qui insegno 3 materie bellissime, perché ho iniziato proprio con semiotica visiva della comunicazione, che è un po' una delle mie basi anche come formazione, perché la mia laurea in scienze, certo, della comunicazione, e dopo brand identity. Sì. Strategy, perché andiamo oltre alla conoscenza di quello che è semplicemente il brand, e per ultimo project and product management, un po' più con lo sguardo tutto quanto che parte dalla persona, perché noi qui abbiamo questi 4 corsi dove in realtà il design, che è trasversale alla comunicazione, alla moda, al prodotto e all'interior design, è bellissimo vedere come trasversalmente tu puoi parlare ai nostri allievi in termini di brand identity, quando loro stessi devono diventare un brand, perché, certo, o all'interno di una società o anche nella creazione delle loro proprie attività. Come sappiamo, il settore dei designer è molto aperto anche alla libera professione, e questa è anche una visione forte di questo istituto, perché che non è una materia che si insegna alla università. Lo dico con cognizione di causa, perché il marketing della persona è veramente si è sviluppato negli ultimi anni, e andare a parlare che dobbiamo far
cioè dobbiamo vendere i nostri progetti e far acquistare i nostri progetti, e questo è quello che noi facciamo come professione. Per quello nelle aule si impara anche questo, e questo credo che è uno dei punti forti, perché ne abbiamo tanti qui a LIT, di questo istituto. Ok, grazie mille, hai spiegato un pochino tutta la tua vita. Grazie, grazie, sì. Però poi magari ci ribecchiamo per parlare un pochino di tendenze, qualcosa che riguarda l'HR, ci penseremo. Sì, sì, possiamo senz'altro programmare qualcosa di bello adesso a giugno. Va bene, allora grazie mille, alla prossima.